Bentrovati amici interisti, io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com. In questo nostro episodio del podcast andiamo, come ogni giorno, a leggere le notizie che arrivano dai quotidiani in edicola oggi, quotidiani sportivi e non solo. Prima però vi ricordo di seguire PassioneInter.com per avere in tempo reale tutte le ultime notizie sul mercato dell'Inter e le nostre esclusive. Ieri abbiamo intervistato il papà di Ken, un'intervista che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Oggi abbiamo in programma altre esclusive molto importanti, così come vi racconteremo tutte le notizie più importanti dal mercato e non solo, innanzitutto a partire dall'arrivo di Lucien Agoumé, che è arrivato a Milano. Oggi sosterrà le visite mediche. Il giovane talento francese è pronto a legarsi all'Inter, che ha superato la concorrenza di tanti top club europei e si è aggiudicata questo giocatore molto interessante. Andiamo però con la rassegna stampa. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che in prima pagina apre con il Milan, ma ha un richiamo importante anche per l'Inter, sottolinea il caso, ovvero il rebus Icardi con Conte che rischia di trovarselo in ritiro, e scrive poi appunto dell'arrivo di Agoumé, Pinamonti al Genoa, nelle casse 16 milioni. Andiamo quindi all'interno della Gazzetta dello Sport, subito a pagina 8 troviamo un bel focus sul caso Icardi e dal titolo Icardi, vacanze finite, Mauro resta un problema, l'Inter ne parla a Lugano, pezzo a firma di Carlo Angioni che scrive come questo sia il giallo dell'estate e sottolinea come di fatto l'Inter non voglia più puntare su Mauro Icardi, questo è stato già sottolineato, lo ha ribadito Antonio Conte e punta a chiudere il caso prima dell'8 luglio, ovvero l'inizio del ritiro di Lugano, però il braccio di ferro col giocatore resta molto forte e a questo punto è verosimile, comunque è ipotizzabile che al ritiro Icardi sarà un giocatore dell'Inter, quindi si dovrebbe presentare regolarmente in Svizzera per iniziare la preparazione. Allo stesso tempo l'Inter sta spingendo parallelamente su Lukaku, che è il sostituto. Qui si fa il punto sulla trattativa con le cifre che sappiamo: 10 milioni per il prestito e 60 per l'obbligo di riscatto tra 2 anni. Questa è la proposta dell'Inter, che al momento non scalda lo United, ma si sottolinea anche come l'exit strategy che si sta studiando per Icardi porta sempre più verso la Juventus, dove al di là delle dichiarazioni di facciata Icardi andrebbe di corsa. Lo scambio con Dybala non è facile, un'alternativa potrebbe essere Cuadrado che piace a Conte, ma in quel caso l'Inter dovrebbe ottenere dei cash, comunque una parte cash sicuramente più sostanziosa, visto che Cuadrado vale sensibilmente meno di Icardi e l'Inter comunque vuole chiudere in tempi brevi questa questione per non svalutare ulteriormente il calciatore. Vuole chiudere in tempi brevi quindi Icardi, ma anche altre trattative come Sensi. Oggi dovrebbe essere la giornata del sì, si sta trattando soprattutto sulle contropartite. Questo è il nodo della trattativa Sensi, che è slittata di qualche giorno la chiusura. Nell'affare dovrebbero essere inclusi i cartellini di Sala e del difensore Gravillon, garantendo altre plusvalenze all'Inter, che ha di fatto raggiunto quota 45 milioni di euro chiesti dalla UEFA per sistemare i paletti del fair play finanziario. Quindi Sala e Gravillon che contribuiscono a raggiungere questo traguardo, che verrà di fatto avvicinato soprattutto grazie a 2 cessioni importanti, lo abbiamo letto anche in prima pagina, soprattutto quella di Pinamonti che va al Genoa. Domani dovrebbe essere la giornata delle visite mediche, circa 16-18 milioni di euro l'operazione. Si sta trattando sull'ingaggio con l'agente Raiola, che vuole strappare il contratto migliore per il suo assistito, e poi parallelamente Van Hooijdonk va allo Standard Liegi. Su entrambi i calciatori l'Inter dovrebbe ottenere una corsia preferenziale per riacquistarli, soprattutto Pinamonti, nel giro di 1 anno, magari 2, e poi parallelamente anche Burgio va all'Atalanta, un'altra plusvalenza importante. Troviamo poi sulla Gazzetta dello Sport, viene sottolineato il sold out di San Siro, abbonamenti esauriti, che pienoni a San Siro, c'è già la lista d'attesa, vendute oltre 37.500 tessere, chi è rimasto senza si può mettere in fila per il campionato 2020-2021, quindi viene sottolineata questa notizia ufficiale ieri e questa lista d'attesa. L'Inter è la prima società, la prima tifoseria che si può permettere in Italia una lista d'attesa per gli abbonamenti tra 1 anno, quindi un grande applauso ai tifosi dell'Inter che riabbracciano le Reali, è ufficiale. Contratto di 3 anni si sdoppia con l'Italia fino a Euro 2020, quindi la Gazzetta sottolinea il ritorno di Oriali, che fino a Euro 2020 avrà il doppio incarico tra Italia e Inter, la nazionale italiana e l'Inter. A
pagina 10 troviamo poi l'intervista a Marco Materazzi, un grande ex interista, vi consiglio di leggerla, molto interessante, mai banale come al solito. Materazzi che evita l'argomento Icardi, ma si sofferma sull'arrivo di Conte e soprattutto parla di un suo possibile futuro in panchina insieme a niente meno che José Mourinho. E sottolinea come Mourinho, in caso di ritorno in Italia, punterebbe una sola panchina, vi lascio immaginare quale. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e poi con un'intervista a Sergio Scariolo, che vi segnalo, allenatore, stiamo parlando di basket, fresco vincitore di NBA con i Toronto Raptors, e parla della sua fede interista e ovviamente di pallacanestro, quindi se siete appassionati ve lo consiglio. Passiamo quindi al Corriere dello Sport, che offre un bellissimo focus nel mondo Inter dentro il nuovo rinascimento nerazzurro, scrive il Corriere dello Sport in prima pagina con un titolone a tutta pagina, l'Inter morde. Una campagna acquisti di slancio con l'obiettivo Lukaku, un tecnico vincente, il bilancio a posto, un presidente giovane e ambizioso che vuole campionato e Champions e il primato di 40.000 abbonati, certi che sarà l'anno del riscatto. Questo è il focus del Corriere dello Sport sul mondo Inter, che sottolinea in apertura la campagna abbonamenti. Entusiasmo a mille, clamoroso successo della campagna abbonamenti, è effetto Inter, amala, sold out, così titola la Corriere dello Sport, con il pezzo di Andrea Ramazzotti sugli abbonamenti, sul successo degli abbonamenti, con un mese d'anticipo rispetto al 2018, già esaurite le tessere per il campionato, sono 39.500, ricordiamo sono 37.500 quelle vendute e circa 2.000 cedute a sponsor e vari da parte dell'Inter. È la società prima in Italia ad aprire una lista d'attesa per il 2020-2021, scusate, questo è il pezzo di Andrea Ramazzotti. Quindi troviamo anche una situazione degli abbonamenti delle altre società, al netto di Juventus e Milan, che non hanno ancora comunicato, non ci sono comunicazioni in merito ai loro numeri. Il Napoli non ha ancora iniziato, altre società non si sono ancora mosse in questo senso. La più vicina all'Inter, se così possiamo dire, è la Roma con 16.500 tessere già vendute. Troviamo poi al lato un bellissimo pezzo di Roberto Perrone, che scrive La rotta definita che piace e fa un riassunto sottolineando quali sono secondo lui le cause positive di questo successo della campagna abbonamenti dell'Inter e di questo entusiasmo ritrovato attorno all'Inter. Sottolinea come ci sia finalmente un progetto definito che sta andando avanti su dei binari ben delineati e che l'elogio alla pazzia sta facendo spazio ad un pragmatismo in un'area bollente di Milano. Vi consiglio di leggere questo pezzo. Continuando poi questo rinascimento nerazzurro, il Corriere dello Sport fa un punto sul mercato, la scalata a Lukaku parte da quota 70, si ribadisce quindi l'offerta formulata dall'Inter, viene sottolineato come lo United sia freddo su Nainggolan e Icardi, che quindi non interessa un possibile scambio con questi due calciatori. Intanto l'Inter va avanti su Sensi, è praticamente fatta anche per il Corriere dello Sport, siamo ormai alle ore decisive, mentre la prossima settimana sarà quella di Dzeko, Lazaro e probabilmente Barella. Barella soprattutto, il Cagliari al momento continua a far muro e al momento ha un'offerta importante dalla Roma, però allo stesso modo, come vi abbiamo raccontato anche su passioneinter.com, lo stesso Barella sta spingendo fortemente per l'Inter e a questo punto, salvo sorprese, sarà dell'Inter. Poi torniamo anche sul discorso plusvalenze, con Pinamonti che va al Genova, Neusden allo Standard e si arriva quindi al traguardo dei 45 milioni. E poi viene sottolineata anche la prima offerta del Lione per Dalbert, che l'Inter ha al momento respinto, ma si può arrivare ad una definizione, lo vediamo meglio anche su Tutto Sport. Intanto l'Inter sta prendendo anche Brasao, che ha fatto i primi 6 mesi a Parma, dove vanno invece Adorante e Caramò, mentre è di rientro dal Palermo, che è fallito, il giovane Puskas, che poi probabilmente sarà piazzato altrove. Chiudiamo poi con il Corriere dello Sport, dove ci sono altri due pezzi interessanti, sempre sulla linea del rinascimento nerazzurro che avevamo letto prima. La visione di Zhang, il futuro è adesso, bilanci ok, Champions ritrovata, sede e stadio, e ora con Conte, aggiungiamo noi, si sogna in grande, perché all'interno dell'articolo, andiamo a leggere, si parla di tutto il grande lavoro svolto da Zhang dal suo arrivo, dal primo periodo di ambientamento, fino ai progetti per il prossimo futuro, quindi adesso la sede appena rinnovata,
stata i milioni di euro stanziati per la costruzione del nuovo stadio, il restyling della Pinedina e la valorizzazione del settore giovanile e dell'Inter femminile. E il pezzo, sempre a firma di Andrea Ramazzotti, si chiude con una frase che trovo molto bella: un presidente che piange e spende per la sua squadra non puoi non amarlo. Che piange, il riferimento è alle lacrime di gioia che ricorderemo l'anno scorso all'Olimpico dopo la qualificazione alla Champions. C'è poi un focus anche sui 5 piani ad alta tecnologia, ovvero la nuova sede, una casa moderna e il brand Inter al centro di tutto. Se volete leggere ulteriori dettagli sulla nuova sede dell'Inter, oggetto sede di diversi incontri di mercato in questi giorni, un beavai enorme di operatori del mercato in questi giorni. E poi si rifà anche un punto sul management totalmente restaurato dalla nuova proprietà Suning in questi anni, il top player Marotta e il DNA Inter. Questo è il mix di Steven per il Dream Team, così scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea anche l'importante ruolo di due bandiere, ovvero Zanetti e Oriali. Anche Antonello ha il cuore nell'azzurro e il DS Ausilio è cresciuto in casa. Passiamo poi a Tutto Sport. Anche Tutto Sport esalta l'abbonamenti, la campagna abbonamenti dell'Inter, ma esalta soprattutto il lavoro di Marotta che sta costruendo, scrive, con Marotta è super Inter. Quindi si fa il punto sul mercato, dove si sottolinea come con Lukaku è stato già raggiunto un accordo, quindi sia lo stesso calciatore a spingere per arrivare all'Inter tramite il procuratore Pastorello, che è molto vicino all'Inter e sta lavorando senza sosta a questa trattativa. E lo United potrebbe sostituire Lukaku con Aubameyang, il nome caldo. Quindi l'Inter filtra ottimismo, secondo Tutto Sport, su questa possibile trattativa, e si parla addirittura della prossima settimana che ci possa essere un possibile blitz a Manchester di Marotta e Ausilio per tentare di chiudere la trattativa. Settimana prossima, in cui poi, come detto, può arrivare ogni giorno le visite mediche di Lazaro, e poi si sottolinea, si fa il punto ovviamente anche su Sensi e Barella, e sostanzialmente tutti i quotidiani sono in linea, sono giocatori ormai presi e in arrivo. Poi troviamo appunto San Siro esaurito, Conte fa il pieno, 40.000 abbonati, si sottolinea anche il ritorno di Oriali, l'importanza del suo ruolo anche a livello dirigenziale nella precedente avventura all'Inter. Poi l'oro del settore giovanile, centrato l'obiettivo di realizzare 46 milioni di plusvalenze. Pinamonti e Van Hoijsden restano legati al club nerazzurro, perché l'Inter, come detto, avrà una corsia preferenziale per riprenderli tra 12 o 24 mesi. Poi sottolineavamo prima il discorso di Dalbert, perché scrive Tutto Sport: il Lione fa sul serio, ha offerto 18 milioni, l'Inter ne chiede 20 e non si farà fatica a trovare un accordo per la cessione. Questo è quello che scrive Tutto Sport, che sottolinea, oltre all'arrivo di Agumé, che vi abbiamo detto è già arrivato a Milano, anche quello di Kinkue, un altro gigante per la difesa, un altro under 17, compagno in nazionale appunto di Agumé, un gigante di 1,95 m, giocatore che viene segnalato anche come bravo con i piedi, un difensore nato come regista davanti alla difesa e poi arretrato. L'Inter se lo è praticamente assicurato dai francesi del Troyes, e la notizia è che è un giocatore che viene sì per rinforzare la primavera, ma già in ottica prima squadra, tant'è che dovrebbe fare la spola tra primavera e prima squadra, così come Agumé, quindi un calciatore di dimensione sicuramente importante. Chiudiamo poi con il retroscena, c'è un titolone grande sul quotidiano Libero che parla di Antonio Conte e il retroscena sulla Juventus. Quindi Libero scrive: la Juve ci provò con Conte. Con una telefonata Paratici cercò di convincere l'ex tecnico a tornare al posto di Allegri, ma Antonio era già in parola con l'Inter. A quel punto i bianconeri hanno virato su Sarri. Ecco, quindi c'è questo retroscena su Conte e la Juventus, una voce che era circolata Libero tramite le proprie fonti, il pezzo è a firma Fabrizio Biasin, che conferma quindi questo tentativo da parte della Juventus di riportare Conte a Torino. Però Conte, un po' per i rapporti freddi con Andrea Agnelli, un po' soprattutto per l'accordo già raggiunto con l'Inter, ha mantenuto la parola e quindi adesso sfiderà la Juventus e proverà a strappargli lo scudetto dopo tanti anni di dominio. Infine, sulla Repubblica c'è un pezzo a firma di Fabrizio Bocca
e parla della corsa a scudetto. Già siamo a fine giugno, già si parla del prossimo scudetto, ma è inevitabile che sia così, visto anche l'entusiasmo del mercato di questi giorni. La doppia strada di Inter e Napoli, chi è l'anti-Juve? Si chiede la Repubblica, uniti contro il club di Sarri, Ronaldo e De Ligt, ma con due strategie per arrivare al titolo. E in particolare vi sottolineo quest'ultimo passaggio del pezzo in cui Fabrizio Bocca scrive: questo è il momento in cui, se Conte dicesse voglio Spider-Man, Flash e gli Avengers, Zhang spedirebbe Marotta a cercarli. Intanto, per lui, ha fatto fuori Icardi e Vandanara, riproponendosi di vendere il centravanti argentino deprezzato. Non si sa a chi e a quanto. C'è anche del delirio di onnipotenza in tutto ciò. Oltre a Lazaro, Sensi, Barella, probabilmente Lukaku e Dzeko, intanto Conte ha tenuto di avere vicino Lele Oriali come ai tempi del triplete, in condominio con la nazionale fino a Euro 2020. I 40.000 abbonamenti dell'Inter sono andati a ruba, è l'effetto Conte, lo juventino più anti-juventino che possa esserci in circolazione. Questo era il pezzo di Repubblica, vi ho letto l'ultimo estratto, vi consiglio di leggerlo tutto quanto. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi a cura di passioneinter.com. Vi ricordo di seguire il nostro sito per tutte le notizie in tempo reale, troverete tanti approfondimenti e, come vi avevo anticipato, anche delle esclusive importanti oggi. E vi ricordo chiaramente di seguire passioneinter.com su tutti i canali social, sul canale Telegram e nel nostro gruppo Telegram Passione Inter 1908, in cui commentiamo in tempo reale con tutti i nostri tifosi tutte le notizie. Vi ringrazio per essere stati nuovamente con noi. La rassegna stampa torna lunedì qui su passioneinter.com. Io sono Lorenzo Polimanti. Appuntamento alla prossima rassegna stampa e sempre forza Inter!